Eccoci con il nostro assistente allenatore Larry Middleton, il nostro Eugenio Rivali. Abbiamo appena finito l'allenamento di lunedì, domani siamo di nuovo in campo per gara 2 dopo il bellissimo 1-0 che abbiamo conquistato ieri. Larry, ti chiedo subito, insomma, una partita, quella di ieri sera, di alto livello oggettivamente, che c'entrava forse poco e niente con la Serie B, cosa dici? Ah, sì, altissimo livello, la partita è stata molto bella, molto, molto combattuta. Abbiamo avuto, diciamo, la nostra regolarità nell'attaccare, nel difendere, insomma, di imporre il nostro gioco, e le cose sono andate bene. Eugi, la serie conferenza ci insegna che dopo una buona gara 1 può capitare una brutta gara 2, quindi molto banalmente ti chiedo cosa dobbiamo fare per evitare una debacle come quella con Faenza e possibilmente andare via da Roseto sul 2-0, che sarebbe oggettivamente un risultato molto importante. E dobbiamo ripetere una partita come gara 1. Dobbiamo avere lo stesso approccio e cercare di mantenerlo per tutti i 40 minuti, ripetere una partita intensa come è stata gara 1 e provare a questo punto a vincere anche gara 2, che vorrebbe significare molto per noi. Chiedo a entrambi, Larry, da giocatore oggi che ha giocato anche in categorie più importanti, l'atmosfera che c'era ieri sugli spalti, sia per quel che riguarda noi sia per quel che riguarda Roseto, era veramente bello oggettivamente. Quindi parto con Eugi. Intanto ti chiedo, Eugi, com'è giocare con questo ambiente intorno? Ti ricorda forse un po' i tempi della 2, non so? Sì, magnifico. C'era veramente una bellissima atmosfera, sia grazie ai tifosi loro, che erano veramente tanti, ma anche grazie al nostro seguito, che nonostante fosse in numero minore comunque si è fatto sentire alla grande e c'è stato come sempre di grandissimo aiuto. È chiaro che, come dicevi prima, per la partita anche il pubblico c'entrava abbastanza poco con quello che si è sempre visto in Serie B. Larry, cosa pensi di questa cornice? Insomma, ieri quasi 3.000 persone, praticamente, numeri che non sono da tutti i giorni. Sì, era molto bello da vedere, bello vedere la palestra piena, soprattutto nel seguito di tifosi nostri, quelli che hanno fatto questo sacrificio di trasferta. Credo che un ambiente così li fa tirare fuori meglio i giocatori. Questo è il modo, secondo me, migliore di giocare, con un palazzetto pieno. Allora, siccome è stata una grande partita domenica, speriamo lo sia anche domani sera. Questo ovviamente è l'invito ai tifosi ad esserci anche domani sera. Ragazzi, in bocca al lupo e speriamo di tornare a Rimini con un bel 2-0. Forza Rimini. Viva il lupo.